Con il ponte dell'Immacolata la città dei Balocchi è entrata nel vivo. Numerose le iniziative che negli ultimi giorni hanno attirato migliaia di persone, come dimostrano le foto postate sui social da comaschi e turisti. Anche oggi un calendario ricco di appuntamenti con alcune novità, come l'arrivo in piazza Grimoldi della Corriera di Natale con musica e artisti di strada. Corriera che nei prossimi giorni andrà anche in periferia. Sabato 12 dicembre ad Albate e sabato 19 a Sannino. Le trasferte della città dei Balocchi però non sono finite. La manifestazione è sbarcata oggi anche a Cernobbio con numerose iniziative natalizie dai presepi al lancio di palloncini tra via 5 giornate e il Cernobbio Shed. Domani un altro appuntamento cernobiese nello spazio Anagramma alle 16.30 con la presentazione del libro Chi ha bisogno di Willy di Marilena Lualdi. Anche oggi spazio la collaborazione con le forze dell'ordine presenti con l'iniziativa Natale in divisa. Polizia penitenziaria in via Maestri Comacini e Carabinieri in piazza Volta. La città dei Balocchi continuerà come sempre nei prossimi giorni con le sue iniziative collaudate dal mercatino del tipico alla pista del ghiaccio passando per la mostra dei presepi. Domani inoltre abbia il progetto scuole, mentre nel fine settimana arriverà un'altra novità, la mostra di modelli e plastici ferroviari, la storia in carrozza in programma per 3 weekend.